Eccoci arrivati insieme a questo secondo appuntamento e oggi vediamo insieme un secondo temperamento, che se prima abbiamo visto il temperamento sanguigno, che è un temperamento caldo, oggi vediamo insieme il temperamento malinconico, che invece è un temperamento freddo. E come vi dicevo la scorsa volta, l'elemento della natura che accompagna, che caratterizza, che simboleggia anche questo temperamento è la terra. Perché? Perché come la terra, se succede qualsiasi cosa, la terra assorbe l'acqua e fa di quella cosa una cosa sua, così anche il temperamento malinconico ha questa tendenza ad assorbire le cose e a portarle dentro di sé. In italiano la parola malinconico, malinconia, è anche sinonimo di tristezza, però secondo il nostro aspetto di questo temperamento, quello che vogliamo vedere insieme, la persona malinconica trasformata dall'azione dello Spirito Santo è tutt'altro che una persona triste. Allora, il temperamento malinconico anche delle persone nella Bibbia, dei personaggi biblici che sono proprio stati delle persone con questo temperamento che sempre trasformate dall'azione dello Spirito Santo sono state delle persone fantastiche. Uno tra tanti è Maria, la sorella di Marta. E perché voglio mettere questa cosa in paragone col temperamento sanguigno? Perché molte volte il temperamento sanguigno e il temperamento malinconico sono dei temperamenti che si completano, uno completa l'altro. La persona sanguigna, con tutta l'euforia, con tutta la sua agitazione, ha bisogno di avere in sé almeno una piccola parte del temperamento malinconico per poterlo equilibrare. La persona da temperamento malinconico è una persona che ha molta facilità nella contemplazione, è una persona che però ha un grande difetto, molte volte tende a chiudersi in se stessa. Se ascolta una situazione o un amico che ha passato una difficoltà, oppure anche se stessa passa per un problema, qualcosa di difficile, quella cosa diventa così grande per lei, così talmente forte per lei che l'assorbe e ne arriva anche a star male. Per esempio, una mamma con temperamento malinconico, se vede un figlio che sta male, quella malattia del figlio, quella preoccupazione del figlio, quella difficoltà, quel vizio nel cui il figlio si trova, lei lo porta su se stessa, lo assorbe su se stessa e arriva a stare male per quella cosa. Quando invece la persona malinconica si apre all'azione dello Spirito Santo, non si chiude più in se stessa, ma usa quella cosa che potrebbe essere motivo di tristezza, motivo di sofferenza, il motivo per ringraziare e lodare il Signore e chiedere al Signore la grazia per affrontare quella determinata situazione. Tra i santi col temperamento malinconico ricordiamo Mosè, poi c'è Santa Teresa di Gesù Bambino, che può essere definita una santa dal temperamento malinconico per eccellenza, però vediamo come Teresa di Gesù Bambino, che magari all'inizio, quando era nella sua infanzia, nella sua anche adolescenza, passò per quella fase così critica che sembrava anche che stesse in una fase depressiva, una malattia psicosomatica, quando si lasciò toccare da Dio, si lasciò toccare dalla grazia di Dio e si rese conto che se si chiudeva solo in se stessa, se guardava solo a se stessa, se si piangeva addosso, se era sempre quella persona capricciosa, sarebbe rimasta un'eterna bambina, quando si aprì letteralmente a questa azione divina nella sua vita, si trasformò nella grande santa e ha fatto quella corsa da gigante che noi conosciamo oggi ed oggi è la nostra santa dottore della Chiesa, no? Quindi vediamo come anche queste persone col temperamento malinconico, che sono persone che tendono a guardare solo a se stesse, a chiudersi in se stesse, che hanno questa difficoltà molte volte, come dicevo, aprendosi alla grazia di Dio, vengono trasformate e hanno ali per volare, no, addirittura per correre, usando ancora le parole di Teresa di Gesù Bambino. Con l'amore di Dio non soltanto cammino, ma posso addirittura volare. Allora tu che hai questo temperamento, ti invito veramente ad entrare in te stesso, ma non per piangerti addosso, non per fare quella di quel tuo problema, di quella tua situazione, di quel tuo difficoltà, di quel tuo vizio, un motivo per chiuderti dentro e per soffrire di quello, ma ad entrare in te stesso per vedere quante cose belle Dio ha realizzato in te e può realizzare in te attraverso di te. Che Dio ti benedica, ci vediamo alla prossima.